그래서 들어서는 한다고 하더라도 Poi a me fa giocare la tensione. Ma capito, sei di spalla. Questo forse che forse. Non funziona su di lui. Che cavolo. Oh, non giusto.
C'è il tipo proprio qua, no? Ma non posso passare. Ah, ok, vabbè. Questo è un grande aspettatore. Altri due. Non ho munizioni, può essere mai devo andare senza munizioni. 10, 2. Ce l'ho adesso il tischio, no? Ed è normale. No, ma è continuo sto... cerebrali anomale rilevate nei soggetti 25 e 33 e ora anche nel soggetto 55. L'unico fattore comune è una storia clinica con disordini dell'identità e dissociazione. Gli esperimenti precedenti sulla corteccia prefrontale portano a una degradazione della coscienza di sé, ma con effetti collaterali inattesi. Istinti suicidi di personalità secondarie che attaccano la personalità dominante. Quando la coscienza di sé si allenta, si arriva a una sorta di stasi. Le personalità sono costrette ad una convivenza forzata, pur odiandosi a vicenda. Divertente. Thank you.
onde cerebrali anomale nei soggetti 25 e 33 e ora anche nel soggetto 55. L'unico fattore che è una storia clinica con disordini dell'identità e dissociazione. Gli esperimenti precedenti sulla corteccia prefrontale portano a una degradazione della coscienza di sé, con effetto collaterale inatteso. Istinti suicidi di personalità secondaria che attaccano la personalità dominante. Quando la coscienza si arriva a una sovrastasi, le persone sono costrette ad una convivenza forzata. Uno di così leggero. La fonte corre di questa vita. Divertentissima sta cosa. Ancora. Cioè, deve essere anche un po' di munizioni. Ancora? Fuoco purifica!
capito. Ah. 50-50? Ma che ti ha detto? Vabbè. Culo. Che culo. Non ho più fiammiferi. Mi è fuggito. Ma che voglio ammazzo? Sento il credino, non c'è quello. Ah, bene. Non so se sarebbe lui. Non so. Ho finta di essere scelto. Allora. Se vorrei vedere così non è che mi convenga tanto, eh? Doc? Doc, che sta succedendo? Non c'è tempo. Devo trovare il modo di invertire il processo se voglio fermarlo. Chi? Quel Ruvik? Che diavolo è? Mi spiace, lo devo trovare. Non posso aiutarla se non mi spiega, Doc. E lei ha bisogno di me. Lui... Noi... Stavamo lavorando a un metodo, come spiegarlo. Un modo per collegare più cervelli. Per condividere tutto a livello elettrochimico. Emozioni, memoria, percezione, tutto. E subito. Una cosa magnifica. Le implicazioni in psicologia, nella farmaceutica, sulla coscienza stessa. Ma dice sul serio? Questo è un incubo, cazzo. Beh, non è ancora perfetto. Specie con un soggetto così instabile. Ottimo. Quindi il suo collega è uno psicopatico. E noi siamo dentro la sua testa. Non proprio, no. Noi tutti contribuiamo in qualche modo. Ma lui è l'unico che influisce in modo cosciente. Lei lo conosce bene. Che cosa vuole? Vede, è solo una teoria, ma... Io credo che ci voglia morti. Schifo. Dottore. Niente salvataggio, eh? Non è finito?